Buongiorno a tutti, bentornati a Due Chiacchiere in Cucina. Siamo pronti, pronti, prontissimi per cominciare anche oggi, regalarvi queste due ricette stupende, ma soprattutto regalarvi la presenza dei nostri esperti. E com'è che potremmo annunciarlo? Tipo, dietro al bancone della cucina sta scaldando i muscoli Marco Calzolari. Muscoli, insomma, mica tanto. Intanto scaldali, magari crescono perché col calore. Vero, lievitano, insomma. Lievitano, aumentano. Okay, okay. Marco Calzolari, ovviamente Gentleman for Dinner. Ciao, Leo. Andare come sempre a scoprirlo all'interno della sua pagina Instagram, del suo blog, in Instagram e in tutto all over the world, nell'internet. Allora, caro Marco. Caro Leo. Ecco, oggi, perché Marco è l'uomo della pasta fresca, l'uomo dei dolci semplici o dei dolci quelli che ci vogliono per noi 62 anni per prepararli. A lui 6 minuti e mezzo, si capisce come fa. Però insomma, due idee molto carine e molto belle che ci regalerai oggi. Esatto. Cioè, facciamo un antipasto o anche una sorta di finger food, comunque di entrée. Facciamo dei bicchierini con una spuma di ricotta e robiola, con del salmone affumicato e un crumble alle erbe. Mentre per la seconda ricetta facciamo un dolce in realtà molto semplice, perché anziché andare comunque su una mousse, su cose articolate, oggi parliamo di budino. Che sarà bello. Un budino al mascarpone. Che poi la cosa, capite, Marco fa sempre queste cose molto eleganti, molto carine, con le quali potete fare veramente dei figuroni pazzeschi durante le cene. Però io consiglio sempre: aumentate le dosi del quadruplo, perché così li fate grandi, così sono buonissimi e quindi avete la riserva e la scorta. Allora, tu sei pronto per cucinare? Prontissimo. Io aspetto sempre il momento dell'assaggio, ma nel frattempo vi lasciamo a pochissima pubblicità. Ritorniamo tra poco con le ricette complete di Due Chiacchiere in Cucina. Cominciamo la nostra prima ricetta. Allora, Marco ci ha già preannunciato che saranno dei bicchierini con, l'ho già dimenticato, andiamo a vedere gli ingredienti, è così. No, perché loro sono bravi a creare questi nomi bellissimi, queste ricette stupende che poi io dimentico. Però insomma, adesso ve la ripeto: bicchierini con spuma di robiola e salmone. Voi direte, era facile, e lo è. Allora, in tutto questo serviranno 60 g di farina 00, 30 g di parmigiano, 60 g di burro freddo, e poi anche qui sarà da capire la temperatura, ma ce lo dirà Marco, 150 g di robiola, 150 g di ricotta, poi delle erbe aromatiche. Tra le erbe aromatiche inseriremo anche l'aneto, importante, poi 100 g di salmone affumicato, sale, pepe e dei semi di sesamo. Allora, prima domandona, perché domandona. Il burro. Sì. La strana storia del burro, che prima si era fredda, poi questa cosa poi si riprende. No, allora, normalmente, come per la frolla, che non ci siano delle preparazioni particolari, il burro è sempre meglio utilizzarlo freddo da frigo, quindi preso e utilizzato subito, soprattutto se si deve mescolare appunto allo zucchero o alla farina, come in questo caso. Ok. Perché il primo passaggio che andiamo a fare adesso, Leo, è proprio quello di lavorare la farina con il burro e il parmigiano. Andiamo a creare un crumble, quindi un composto sbricioloso da mettere in forno. Non deve essere naturalmente una frolla da stendere con il mattarello, sì. Non deve essere formata, non deve avere nulla di particolare se non sbriciolarsi, perché andrà proprio composto come primo ingrediente all'interno del nostro bicchierino con questa parte sbriciolata, sarà proprio la parte croccante del nostro piatto, del nostro aperitivo. Che è sempre molto facile da degustare, nel senso, i bicchierini, no, tutti ci insegnano, bisogna prendere il cucchiaio e piantarlo fino al fondo del bicchierino, perché altrimenti non si riesce a sentire. Si deve degustare tutto quanto assieme. Infatti, esatto. Io ho visto delle situazioni nella mia vita, ma è successo anche a me, di mangiare tutto il sopra e poi ritrovarsi con la parte, quella croccante, che doveva dare questa vivacità, che in realtà da
da sola. Diciamo che va anche poi proporzionato nel modo giusto, nel senso che se facciamo appunto un bicchierino con un crumble croccante e la spuma che andremo a preparare dopo, è ovvio che non ci deve essere una tonnellata di spuma, di formaggio, di robiola e un pezzettino di crumble proprio che va a scomparire. Anche perché va un po' a togliere, adesso ovviamente prendete con le pinze quello che vi dico, ma a volte tanta spuma può diventare anche un po' stomacare un pochettino. Esatto, no? Deve essere proporzionata nel modo giusto e soprattutto ci devono essere anche degli ingredienti che spezzano sia a livello di consistenza che a livello di sapore. Quindi ad esempio qui abbiamo le erbe aromatiche che vanno a caratterizzare sia la parte del crumble, quindi la nostra parte croccante. Io sto utilizzando soprattutto del rosmarino, che a me piace molto perché dà tanta freschezza, però metterò anche un pochino di aneto all'interno della nostra preparazione. Tu l'aneto lo metterai in foglie? Esatto. Okay. Si può utilizzare eventualmente anche quello essiccato, però diciamo che se si trova il prodotto fresco è sempre meglio utilizzare appunto il fresco. Un pizzico di sale, sì, assieme al parmigiano, il burro freddo, la nostra farina, le erbe aromatiche. Ci diamo magari anche un giro di pepe, che dà sempre quella spinta, quel profumo meraviglioso. Sempre. Che bello, adesso... che bravo Marco, non fa far fatica al frullatore, perché hai spezzato tu le spezie. Sì, un pochino sì. No, perché a volte anche i frullatori magari possono lasciare dei pezzi più grandi, invece così più uno che altro sì, perché se non si riesce a preparare nel modo giusto l'impasto, o meglio, scusami, se andiamo a frullare così molto grossolanamente, rischiamo di avere comunque dei pezzettini che restano nelle lame del tritatutto, non si tritano e ti ritrovi esattamente il rametto di rosmarino che è un pochino più coriaceo per... La famosa battuta, sei stato a pranzo in un vivaio, perché poi... In questo caso nel vivaio. Io ti lascio frullare, perché nel frattempo volevo darvi questa, diciamo così, questa chicca, perché io ho detto che Marco utilizza l'aneto in foglie, perché in realtà l'aneto si può utilizzare anche in semi, solo che cambia il gusto, perché mentre le foglie hanno un sapore dolce, i semi hanno un leggero sentore di agrume e sono simili ai semi di cumino. Quindi state attenti quando nella ricetta c'è scritto foglie oppure semi, perché cambia completamente la resa dell'abbinamento. Magari è solo un sentore, però chi riesce a percepirlo bene magari può avere un effetto diverso anche nella degustazione. Allora Leo, io ho frullato molto molto velocemente i nostri ingredienti. Come vedi, l'impasto non è morbido, non è stendibile, ma deve essere veramente una parte quasi granulosa. Farinosa. Ah, esatto. Okay. Adesso questo composto... Per una volta, se vi vengono i grumi, è giusto. Va bene, esatto, esatto. Adesso andiamo a prendere la nostra teglia da forno con carta forno. Sì. Stendiamo tutto il nostro preparato e lo andiamo semplicemente ad allargare. Ok. Se il burro fosse stato morbido si sarebbe sicuramente impastato un pochino di più con la farina, ma noi in realtà dobbiamo davvero ottenere delle briciole croccanti, quindi va benissimo che sia così farinoso e così sgranato. Quindi ricordiamo questa cosa, il burro va morbido, comunque morbido, un po' sciolto quando si deve creare un impasto da stendere, esatto, mentre il caso di questo che ha un crumble, quindi una cosa che diventa granulosa, va tenuto freddo. Quanto lo teniamo in forno? Lo mettiamo in forno a 180 gradi, va bene un 12-15 minuti, controllate sempre che sia naturalmente bello dorato, non deve bruciare ma non deve nemmeno restare bianco e chiaro, insomma devi vedere che sia bello tastata la farina. Ok, perché altrimenti non si ha l'effetto voluto, quindi esatto, tutto questo procedimento sarebbe inutile. Continuando a parlare dell'aneto per un attimo, volevo anche dirvi una cosa, che l'aneto ha questo gusto veramente particolare ed è una provenienza in realtà asiatica dell'aneto, anche se è usatissimo adesso in Europa, soprattutto Francia, Austria e anche la parte mediteranea, quindi la parte del nord dell'Europa, ed è usato tantissimo con il salmone, in tante ricette svedesi, esatto, norvegesi, così, c'è l'aneto e la crema di aneto anche si usa tantissimo. Allora adesso è il momento di fare la spuma vera e propria. Esattamente, partiamo con la nostra base di ricotta,
aggiungiamo subito un pochino di aneto spezzettato grossolanamente. L'aneto tra l'altro ha proprio queste foglioline che sono microscopiche, quindi non vale nemmeno la pena andarlo a tagliare con il coltello, perché è un'erba talmente tanto delicata che basta davvero spezzettarla molto velocemente a mano. La spuma in realtà è composta dalla ricotta e dalla robiola, che vengono semplicemente mescolate assieme. Andiamo ad insaporirle anche in questo caso con un pizzico di sale, un pochino di pepe, possiamo aggiungere anche un filo d'olio se vogliamo, ma in realtà non è nemmeno necessario, perché sono due formaggi che hanno già una giusta consistenza, sì, e la robiola anche. Esatto, la robiola poi dà naturalmente anche un bel sapore. Le lavoriamo in modo molto molto veloce. Se vediamo che si fa fatica con il cucchiaio, possiamo sgranarle anche un pochino prima con la forchetta. Un pizzico di sale e poi andiamo anche in questo caso con un pochino di pepe, quello sempre a piacere ovviamente. Prima parlavamo dei semi, se volete un'altra curiosità sull'aneto, i semi dell'aneto, pensate che comunque l'aneto era usato tantissimo nell'antica Roma, si sa che l'impero romano era vasto, quindi quelle zone che prima vi abbiamo citato ovviamente portavano a Roma tutte le loro usanze, tutto quanto, e i semi dell'aneto venivano usati come una sorta di gomma da masticare per l'alito, quindi già questo era un utilizzo. Veniva usata dai gladiatori per le proprietà utili ad aumentare la forza fisica, questo poi era il loro, credevano questo, ma in realtà aiuta anche a questo. E poi, cosa molto curiosa, negli Stati Uniti venivano fatti masticare questi semi, proprio sorta di gomma da masticare, ai bambini durante le riunioni importanti oppure le cerimonie religiose, queste cose un po' lunghe che magari i bambini non riescono a reggere, e venivano chiamati proprio meeting seed, cioè seed, semi, i semi delle riunioni. Quindi altra cosa, se volete darle a qualcuno che non avete una gomma da masticare, ma avete sicuramente dell'aneto in casa oppure anche con borsa. Voi nella borsa, nel portafoglio, fin dei conti non occupa neanche tanto spazio, tra i 5 e i 10 centesimi tieni i semi di aneto. Esattamente, o perché no qualche foglia fresca anche, no? È vero. Allora Leo, io adesso ho già preparato la nostra spuma, quindi mescolando come dicevamo i nostri formaggi, e l'ultima parte che andrà a comporre il nostro bicchierino, quindi il nostro aperitivo, è del salmone affumicato. In questo caso lo dobbiamo semplicemente ridurre a listarelle, okay, tagliarlo quindi in modo grossolano, e andiamo poi a comporre il nostro bicchierino alternando questi ingredienti. Naturalmente il crumble che adesso sta cuocendo in forno si deve poi raffreddare, quindi non utilizziamo il prodotto subito caldo perché sarà naturalmente un antipasto freddo in questo caso. Ah, ma quindi il salmone tu mantieni la consistenza, non lo vai a frullare? Io pensavo non tu andiamo lo a amalgamassi no. La spuma. No, no, infatti come ti dicevo è bello che comunque quando si creano delle monoporzioni, si creano, in questo caso sarà un bicchierino, quindi una sorta di finger food, ci siano consistenze molto differenti fra una preparazione e l'altra. Quindi lascerei più masticabile naturalmente il nostro salmone affumicato, sì. Abbiamo la cremosità invece della spuma dei formaggi e lasciamo come parte croccante invece il crumble, che resterà appunto bello sbricioloso, e poi naturalmente qualche semino di sesamo per andare a completare. Che bello, il sesamo tutto. Nero in questo caso usato. Esatto. Perché poi quando nel periodo, adesso tra un po' arriverà il periodo natalizio, però succede sempre che le persone ti regalano questo meraviglioso pezzo di salmone, no? nelle varie ceste tutto quanto si trova, e puntualmente non si sa come utilizzarlo, se non mangiato crudo, tutto quanto. Quindi questa può essere un'idea che potete aggiungere a un menù che magari state preparando per una ricorrenza particolare. Ah, perché se no si cade sempre sulla pasta salmone panna, che voglio pasta dire. Pasta salmone panna, che di solito è sempre abbastanza basica, no? Tortellino, salmone panna. Nel caso in cui non ci abbia il salmone ci mette del tonno, è sempre una rovina. Però è sempre un po' un ripiego, quindi insomma utilizziamolo anche in altri modi. Io per comodità, Leo, trasferisco la spuma di formaggi in una sac à poche, così poi quando andiamo a comporre il nostro bicchierino facciamo comunque un lavoro più ordinato e preciso. È ovvio che si può fare anche a cucchiaio, però insomma, ripeto, visto che facciamo una cosa in un bicchierino di vetro dove il tutto si vede, tutto deve essere anche carino da vedersi, insomma è meglio fare una cosa un pochino più ordinata e un pochino anche più carina. Anche perché sotto l'antipasto è un po' la vetrina, no? di quello che si prepara, quindi può dare anche una bella richiamo a quello che potrà essere poi il resto del pasto. Allora io ti lascio continuare a preparare, noi andiamo a sentire i consigli che abbiamo preparato per voi sulla corretta alimentazione e poi torniamo in cucina.
Torniamo a parlare di corretta alimentazione e vorrei parlare di un frutto ben preciso, dottoressa De Bodi, nel frattempo bentornata. Grazie. Allora, parliamo della banana. Allora, sì. Perché dicono la banana fa ingrassare, la banana c'ha mille difetti, la rivalutiamo oppure possiamo proprio eliminarla completamente? No, la rivalutiamo. Allora, intanto la banana non può essere definita così la banana ingrassa, perché allora dovrebbe ingrassare tutto. Sì, è vero. Perché dipende appunto da quanto ne mangio e da quando anche lo mangio. Quindi bisogna un po' fare questa precisazione. Io la banana la consiglio spesso, la faccio un po' evitare alle persone che hanno difficoltà a controllare lo zucchero, quindi diabetici, sì, intolleranti quando c'è un'intolleranza glucidica, oppure anche quando ci sono persone che soffrono spesso di mal di testa o emicrania. E questa, la banana influisce? Sì, influisce perché la banana contiene diverse aminovasoattive che possono fare da trigger e innescare il mal di testa. Ah, okay. Quindi se una persona soffre di mal di testa è meglio mangiare dell'altra frutta. Molto semplicemente. Ecco. Io la consiglio spesso a colazione, perché è il momento proprio giusto per fare una ricarica di zuccheri e di amidi, perché la banana ha zuccheri ma ha anche amidi. Quando è verde, questi amidi sono amidi resistenti, okay, cioè noi non riusciamo ad utilizzarli, e in nutrizione si usa la banana verdastra, ecco, alle persone che devono arricchire di amido resistente, che devono usare l'amido resistente come pappa per i batteri per l'intestino. Okay. Okay? In questo caso. Poi è meglio mangiarla comunque matura. Matura. È sicuramente ha un impatto glicemico un po' più alto, però è più buona e ha anche sostanze antiossidanti, ha diversi polifenoli. Si parla della banana all'interno dell'ambiente sportivo. Sì, sì, ecco, infatti cosa viene utilizzata, proprio la consiglio come spuntino post allenamento, perché okay, è ricca di potassio, e quindi essendo ricca di potassio può andare, e anche di magnesio, può andare a tamponare le perdite di minerali con la sudorazione, ma può anche svolgere un'azione un po' miorilassante sulla muscolatura, quindi sulla tutta la tensione. Sulla muscolatura, certo. Infatti, se vogliamo fare un confronto tra banana e mela, Ok, che di solito piacciono questi confronti, e confrontiamo 150 grammi di frutto, sì, quindi 150 grammi di banana, 150 grammi di mela. Nella banana abbiamo 22 grammi di carboidrati, ok? Nella mela ne abbiamo 16. Trasformiamo questa cosa in calorie. Allora, nella banana ne abbiamo quasi 100 e nella mela ne abbiamo 64. Basta una caramellina o un cucchiaino di zucchero nella tisana della mattina che abbiamo già fatto pari. Infatti, se uno vuole uno guarda le calorie, certo, quindi ecco, perché spesso la paura di ingrassare è sempre legata a questa storia antica delle calorie. Sono sempre quei piccoli apporti, il cucchiaino, la mezza caramella che è un po'... Infatti. Quindi non demonizziamo questa povera banana, ma soprattutto mangiamola quando possiamo. Sì, non certo dopo un pasto. Ecco, questo proprio è il diktat finale della dottoressa De Bodi. Grazie infinite. Va Torniamo bene. In cucina. Andiamo a concludere la nostra prima ricetta, ovvero questi bicchierini con la spuma di robiola, ricotta, col salmone, con l'aneto. Adesso, insomma, vedrete come costruiremo questi bicchierini. Bravissimo. Li costruiamo proprio perché partiamo naturalmente con il crumble, bello croccantino, che abbiamo fatto raffreddare una volta uscito dal forno. Se dovesse risultare un pochino agglomerato, sì, cioè se si dovesse attaccare naturalmente una volta che l'abbiamo cotto, visto che c'è anche il parmigiano, basta sgranarlo appena appena con il cucchiaio, quindi dobbiamo davvero tenere solo delle briciole. Cosa okay? Fondamentale è farlo raffreddare un pochettino. Esattamente, lo dobbiamo far forno. Raffreddare. E poi disponiamo una prima parte di crumble sul fondo dei nostri bicchieri,
Io consiglio chiaramente di utilizzare dei bicchieri in vetro, perché così si può anche ammirare appunto quelli che sono gli ingredienti del nostro aperitivo, ok? Mettiamo. Vedi che bello anche, effettivamente l'idea molto bella di avete il bicchierino trasparente, bello abbinarlo con un piatto particolare, quindi tutta l'estetica è fatta, tra l'altro questi piatti, tutte le stoviglie che voi vedete usare da Marco Calzolari sono fatte a mano da Marco Calzolari, quindi bisogna dare un grande applauso per questa tua capacità artigianale. Oltre a cuocere in forno delle torte, cuocio anche della ceramica in un altro tipo di forno. Infatti una casa piena di forni praticamente, veramente sì. Capolavoro. Infatti io consiglio sempre la pagina Gentleman for Dinner, che è la sua pagina per quanto riguarda il food, ma c'è la pagina GFD Ceramic, che è quella relativa a tutte le ceramiche. Andate a vedere perché sono molto molto belle. Grazie Leo. Secondo passaggio, sì? Sac à poche, andiamo a mettere quella che è la nostra spuma. Naturalmente non dobbiamo abbondare, non dobbiamo esagerare, nel senso che non ci deve essere una sproporzione fra crumble e la spuma di formaggio, quindi non esageriamo, facciamo solo un piccolo ricciolo centrale, dopodiché continuiamo con il salmone affumicato. Hai visto Leo, io l'ho ridotto semplicemente a striscioline, sì, pezzettini, quindi deve essere semplicemente tagliato, perché chiaramente questo poi è un antipasto che va servito con una posata piccola e naturalmente non c'è la necessità di doverlo tagliare, quindi anche è ovvio che deve essere porzionato. Se il pezzo è grande si prende tutto il pezzo alla fine. Diventa un po' problematico. E quindi uno comincia tipo la fetta di prosciutto dentro il panino, che devi sempre spezzarla. Diventa problematico poi mangiarlo e gestirlo, no? Ecco qua. Ma sono molto belle, freschi, danno proprio l'idea di... E poi il gusto c'è, perché sembra una cosa leggerissima, quasi impalpabile, poi effettivamente la robiola, la ricotta danno molto gusto, però risaltano quello del salmone. Sono poi tutti elementi che si possono preparare anche in anticipo. Mm. Il crumble si utilizza freddo, la sac à poche la possiamo tenere in frigorifero. Perfetto. E quindi si vanno a comporre poi solo all'ultimo. Perfetto. Un'altra spolverata di crumble. Sì, e poi andremo a mettere magari qualche spezia per dare il colore e il diciamo così la decorazione necessaria. Ah, i semi di sesamo prima, è vero? Semini di sesamo e un altro ciuffetto di aneto giusto per completare il piatto. Meraviglioso, sono pronti i nostri bicchierini di spuma di robiola e salmone. Adesso la cosa che ci interessa in più è quella di berci un bel bicchiere di vino, però dobbiamo scoprire qual è quello perfetto grazie agli amici di Ice Veneto. Eccoci all'appuntamento con Ice Veneto. Elena, è un piacere ritrovarti qui oggi. Allora, cosa mi racconti su questo aperitivo? Salmone, un crumble croccante alle erbe, spuma di robiola. Cosa mi hai portato? Allora, beh, innanzitutto mi viene voglia di fare aperitivo con te, Marco. Immediatamente, subito. Ti ho portato un vino che possa, diciamo, sgrassare un attimino questa grassezza del piatto, in modo da invitarci di nuovo a mangiare e a ribere. Quindi ho pensato ad un abbinamento per contrapposizione di sensazioni tra la grassezza del piatto e l'acidità e anche un po' di bollicina, quindi l'effervescenza del vino. Perfetto. Ti ho portato un prosecco, un asolo prosecco di OCG dell'azienda Cirotto Extra Dry. Uh-huh. Asolo è una zona bellissima in Veneto, ci troviamo proprio ai piedi delle Dolomiti, è una delle zone vitivinicole più piccole in assoluto in Italia e pensa che Giosuè Carducci l'ha definita la città dei 100 orizzonti, perché ha dei panorami davvero stupendi. Wow. Poi questi vigneti sono piazzati tra i 200 e i 400 metri di altitudine, quindi le uve restano fresche, maturano molto bene i fenoli e gli aromi, e la glera è il vitigno principe, diciamo, della zona del Prosecco. Ok. Questo vino ha un colore giallo paglierino tenue, ha dei profumi che spaziano dalla mela alla pera, da sentore di panificazione. Ci sono anche dei fiori bianchi appena sbocciati. E questo sorso pulito, nitido, con una bella acidità e che ci si abbina molto bene, insomma, il piatto che hai pensato, proprio perché sgrassa la bollicina, sgrassa un pochettino. Certo. Senti Elena, visto che parliamo comunque di un vino veneto, se volessi qualche informazione in più legata proprio alle cantine e ai vini veneti in generale.
dove posso trovare qualche informazione in più? Assolutamente, nella guida Vinezia, che è una guida proprio fatta solo per i vini del Veneto, raggiungibile dal sito www.iceveneto.it, dove troviamo anche tutte le informazioni sui corsi, le degustazioni e quant'altro. Ottimo, dobbiamo rimandare il nostro aperitivo di un pochino, noi intanto ci vediamo un po' di pubblicità e ci rivediamo qui tra poco. Cin cin. Continuiamo il viaggio di oggi all'interno delle ricette di Marco Calzolari con questa seconda ricetta, questo dolce, che potrebbe anche essere una merenda, volendo. Parleremo di un budino. Andiamo a vedere quali sono gli ingredienti che ci occorrono per prepararlo. Allora, budino al mascarpone e caffè. Quindi servirà il mascarpone, 125 grammi, poi 150 grammi di latte intero, 150 g di panna fresca, 80 g di zucchero, un uovo intero più due tuorli, una tazzina di caffè, del caffè solubile e tre cucchiai di zucchero a velo. Questi sono gli ingredienti, servono tutti, non è che è una tazzina di caffè o il caffè solubile, entrambi, servono entrambi. Esattamente, e tra l'altro Leo, questi sono ingredienti per quattro porzioni, okay. Quindi io ho pensato di utilizzare degli stampini piccolini da budino e quindi creare delle quattro monoporzioni essenzialmente, oppure uno stampo un pochino più grande. Si può naturalmente moltiplicare il tutto per due se vogliamo utilizzare uno stampo molto grande o fare naturalmente più porzioni. Che bello, mi era venuta in mente una battuta perché ho pensato: se sono piccoli sono budini, se sono grandi sono... budoni. Cioè, vi ho preparato un budone, la che gente servizio. Ci rimane male. Però sai, insomma, nella cucina gourmet effettivamente il budone è vero, aspetta un attimo perché dalla regia stanno lanciando qualcosa dopo questo. sento brutte parole. Se vedete qualcosa che vola, perché sono oggetti che vengono lanciati. Allora Leo, partiamo con la lavorazione dello zucchero, quindi sì? Quello semolato, perché quello a velo ci servirà in un secondo momento per la decorazione o comunque per il servizio del nostro budino o budone. Andiamo a mettere lo zucchero assieme alle uova, okay. Ci sarà un uovo intero, mentre per il resto utilizziamo due tuorli. Ok, okay? Però tu utilizzi tutto insieme, quindi non vai a dividere il tuo, cioè il... No, sì. Quell'albume che usi non lo usi a parte. Non lo utilizziamo, noi magari se volete lo si può tenere da parte per un paio di meringhe, piuttosto che... Giusto, è vero. Una frittatina di bianco se si vuole... stare a dieta dopo il budino al mascarpone. Beh, quindi... che ne so, anche per la colazione del giorno dopo uno vuol fare una piccola, tra virgolette, piadina di albume, no? Che si può adesso fare. Si usa tanto, soprattutto per chi fa fitness o che ha un'alimentazione, esatto, controllata. O chi si vuole cimentare magari nella realizzazione dei macarons, ecco. Ecco, sì. Quella è un'altra cosa che prima o poi ci insegnerai a fare. Li faremo, spero. Li faremo assieme assolutamente, non è un problema. Una delle prossime ricette vediamo di fare anche i macaron, appunto. Allora, momento rock and roll, ecco. Si va a montare bene zucchero assieme alle uova. Allora, mentre abbiamo il rock and roll da una parte, noi parliamo un attimo del mascarpone, perché useremo il mascarpone in questa ricetta. E tra l'altro la cosa curiosa è che ha una provenienza ben precisa per quanto riguarda il territorio italiano. Si parla proprio del nord Italia, ma di alcune zone, in particolare la zona di Lodi e Abbiategrasso, quindi stiamo parlando della Lombardia. La nascita di questo formaggio si pensa risalga al XII secolo ed era stato, come sempre, no, un modo per non far rovinare le cose. Sai, come faccio a conservarle? C'era del latte in più, per poterlo conservare si è cercato di fare questo procedimento che ha portato alla realizzazione del mascarpone, che tra l'altro il nome deriva proprio dal lodigiano, da mascherpa, che vuol dire crema di latte. Quindi queste sono tutte le cose che succedono poi quando dagli errori in cucina, piuttosto che da modi come in questo caso per conservare un prodotto. Già nel 1477 viene documentato l'esistenza del mascarpone in questo trattato che si chiama Summa Lacticinorum di Pantaleone da Confienza, in cui addirittura, oltre a essere annoverato tra i formaggi più noti italiani, ne vengono annoverate anche varie tipologie. Quindi il mascarpone in realtà è molto conosciuto, molto importante.
Molto importante, mascarpone, esattamente. Dopo aver montato le nostre uova con lo zucchero, aggiungiamo appunto il mascarpone e lo facciamo montare lievemente. Non so, Leo, se sai che il mascarpone, così come la panna, può montare un pochino, no, anche non quello. Lo sapevo. Quindi non facciamo sapevo incorporare un pochino di aria appunto per farlo anche un pochino più leggero e rendere più spumoso, ok? Lo lavoriamo assieme alle uova e al preparato appunto uova e zucchero. Quindi quando si aggiunge per esempio il mascarpone alla panna, in realtà il mascarpone va a sostenere la panna perché si montano assieme. Montando anche lui. Si montano assieme. Ok. Ma quante cose capisco, sto diventando veramente bravissimo. Certo, semplicemente perché ripeto quello che dicono loro, però è così. Allora, per quanto riguarda il mascarpone, adesso vi racconto un paio di aneddoti, perché c'è chi dice, guardate che il nome non è nato nell'Odigiano, ma in realtà in Spagna, poi queste cose ormai, ci sono questi giochi, no, di appartenenza, perché dicono che un nobile spagnolo, dopo averlo assaggiato, avrebbe affermato «Mas que bueno!». Ok, quindi da lì masche bueno diventa mascarpone, allora yeah. Non c'è questa grande assonanza, mi mancava però sinceramente masche bueno questo. Magari ci ha detto anche olé alla fine, olé. Un battito di mani ed è andata, e no, le nacchere quelle no, no, anche, oddio, il mascarpone con le nacchere, oddio, non aggiungiamo anche, sì, il latte. Ok, allora, il composto, Leo, ti sembrerà sicuramente bello liquido, sì. Anche perché adesso aggiungiamo anche la tazzina di caffè espresso. Però okay. È vero che è diventato più spumoso. Allora, l'importante è non valutare tanto il composto adesso perché deve essere naturalmente cotto. C'è okay. Una buona percentuale di uovo su una preparazione del genere, quindi in questo caso è un budino che viene realizzato con una cottura al forno, ok? Sì. Il nostro impasto adesso è già pronto, lo quindi dobbiamo semplicemente trasferire all'interno degli stampi. Io oggi ho portato sia degli stampi classici, quindi proprio quelli magari che si vedono appesi nella cucina della sì, nonna, della guardando. Mamma. E, questi sono degli stampi in alluminio, ce ne sono anche in rame. Basta inumidirli semplicemente con un pochino di acqua prima di versare il composto appunto del budino. Se invece preferiamo utilizzare un qualcosa di un pochino più nuovo, la forma è sempre quella classica, quella che ho scelto, ma in realtà andiamo su uno stampo in silicone. In questo caso non c'è necessità di utilizzare staccanti o nemmeno di passare comunque il tutto sotto l'acqua. Quindi okay? Tu hai semplicemente inumidito questo stampino, sì. Diciamo antico, ecco, chiamalo così. O più diciamo che gli stampi in metallo, che siano quelli con il rivestimento in rame piuttosto che questi qua in alluminio semplici, è sempre meglio inumidirli lievemente. Ok. Okay? Adesso andiamo a versare il nostro budino, il nostro preparato, negli stampini. La cottura, come ti dicevo poco fa, avviene al forno e avviene a bagnomaria. Quindi vi consiglio di procurarvi una teglia o comunque una leccarda che abbia il bordo lievemente alto, sì. Perché naturalmente noi dobbiamo mettere i nostri stampini e riempire la leccarda o la teglia con dell'acqua. Okay, la cottura a bagnomaria impedisce praticamente al composto di cuocersi eccessivamente bruciacchiandosi ai lati, okay, okay. Ma dà la possibilità di distribuire il calore in modo uniforme. Quindi questa è la cottura a bagnomaria in forno per i dolci in questo caso. Sì, e esatto. C'è una regola quando sì e quando no? Cioè per quali preparazioni è più utilizzata? Ma allora, sulle preparazioni sicuramente molto delicate, come potrebbe essere anche, non so, un flan. Ok. È sempre bene utilizzare un qualcosa di più dolce come cottura. Quindi il bagnomaria ti permette appunto di non andare a rovinare il composto. Anche qualcosa che deve rimanere più umido e non asciutto in anche, quel caso certo, lì. Certo, perché non è tanto il calore del forno, ma è proprio la distribuzione del calore. Rischi di avere il bordo a contatto con lo stampo più scuro, quando in realtà non è una cosa che ci serve in questo caso, anzi andrebbe comunque a danneggiare anche la parte
estetica. Certo, okay. E poi comunque anche il gusto avrebbe due gusti diversi, insomma, da una parte all'altra, in base alla cottura. A proposito del, io torno al mascarpone, perché ci sono delle ricette, io ringrazio gli autori, perché per esempio Napoleone, dopo averlo assaggiato alla fine del Settecento, quando andò a Lodi, rimase talmente colpito dal gusto e dalla consistenza cremosa del mascarpone, tanto che lo richiese in tutti i suoi banchetti in Francia. Allora Leo, io sono pronto per infornare. Vi consiglio di mettere la teglia in forno già caldo e di riempire poi con una brocca, una caraffa di acqua, la teglia naturalmente che andrà ad accogliere i nostri stampi. Qui non c'è bisogno, sì, perché non c'è lievitazione, no? Non c'è nessun tipo di lievitazione, deve semplicemente rapprendersi il composto. Adesso mi procuro l'acqua naturalmente e si deve semplicemente andare a rapprendere, quindi si deve cuocere solo l'uovo. Amalgamando naturalmente tutti gli altri ingredienti. Noi li abbiamo messi in forno a 170 più o meno. Sì, 170-180 gradi. L'importante, ripeto, è arrivare poi con l'acqua a coprire quasi completamente lo stampo. Deve arrivare quasi a livello del nostro stampino, proprio perché va a tutelare appunto la temperatura di cottura del nostro budino. Sì, perché come avete capito l'acqua deve avvolgere lo stampo, non è che solo deve fare umidità, per cui se voi ne mettete troppo poca, tutta la parte superiore, pesa sopra a livello dell'acqua, avrà quell'effetto che noi cerchiamo di evitare proprio con la cucina a bagnomaria, con la cottura, scusate, a bagnomaria. E quindi mi raccomando, state attenti, perché altrimenti insomma, tutta la parte sopra va un po' a seccarsi, a bruciacchiarsi. Esatto. Ultimo passaggio. Vedo che mancano degli ingredienti. Mancano avanzati. Degli ingredienti, non sono avanzati, ma ci servono poi per l'impiattamento del nostro budino. Tipo quelle due o tre viti quando si monta un mobile. Non li facciamo avanzare. Allora, panna fresca in questo caso, andiamo ad aggiungere 3 cucchiai di zucchero a velo. Sì. La facciamo montare lievemente e poi la teniamo da parte in frigo. Quando andremo a sformare i nostri budini, sarà carino poi presentare il budino con un piccolo ciuffo di panna e magari una spolverata di cacao, di caffè solubile o eventualmente anche di cacao se può piacere, giusto per completare quella che è appunto la decorazione. Quindi intanto noi la facciamo montare e la facciamo poi raffreddare per bene in frigorifero. È ovvio che è stato scelto il caffè solubile perché essendo il caffè uno degli ingredienti che dà il gusto fondamentale al budino, andiamo a richiamare certo il sapore del caffè all'interno del budino al mascarpone. Che buono, che poi dolce e amaro, no? C'è proprio questo contrasto, perché il caffè comunque dà quella punta, non è quell'amaro che si coglie subito, ma è il retrogusto che porta proprio al richiamo finale. È un budino che richiama un po' il tiramisù, diciamo. È vero, però non chiamiamoli così, non uniamo i due nomi, sennò potrebbe esserci veramente un po' di contrasto. Allora facciamo così, noi andiamo un po' in pubblicità adesso, tempo di farti ultimare anche questo ingrediente e poi vedremo i nostri budini completamente a posto. È il momento del budino, il momento della merenda che stavamo aspettando un po' tutti, oppure del dolce a fine pasto, un dolce al cucchiaio buono. Si può dire un dolce al cucchiaio? Assolutamente. Ok, perché non ci capisco mai a volte le differenze. Allora, che bello, allora, che hai sformato quello antico, mi piace. Esatto, era la forma che mi piaceva di più. Allora, io per servire questo budino consiglio di prendere la panna, naturalmente appena tolta dal frigo, la accompagniamo a lato del nostro budino e poi alla fine, Leo, il caffè solubile che abbiamo tenuto da parte lo utilizziamo per fare una spolverata veloce come se fosse il cacao. Se non vogliamo che il sapore appunto sia eccessivamente intenso, quindi se non vogliamo che il caffè sia troppo presente, il caffè solubile lo possiamo appunto sostituire con il cacao senza nessun problema. Che bello, poi immaginate a sbizzarrirvi anche con le forme, adesso noi vi abbiamo mostrato questa perché siamo affezionati a questi stampi un po' di una volta, però ci sono mille forme, mille cose e può essere anche un gioco, no? Un divertimento. Ti faccio solo un appunto, gioco di parole sugli stampi. Nel caso dello stampino in metallo,
si rovescia direttamente sul piattino. Okay. Nel caso del silicone, essendo un materiale comunque morbido, va congelato, quindi dopo il forno, anziché passarlo in frigo per il riposo, perché deve riposare almeno 2 ore prima di essere sformato, lo mettiamo direttamente in freezer. Dal silicone lo sformiamo solo quando è congelato, perché sennò non sarebbe possibile. Ok, quindi forno, poi mentre va raffreddato, perché altrimenti è... Però mi raccomando, cuocete proprio per il tempo giusto, perché l'uovo si deve cuocere all'interno. Esatto. Bene, allora adesso manca solo un buon bicchiere di vino, perché lo so che può essere una merenda, però può anche essere un dolce serale, quindi sentiamo il consiglio degli amici di Ice Veneto. Siamo di nuovo qui con Elena. Ti ho già preparato un dolce oggi: budino, mascarpone e caffè. Anche qui andiamo su un dolce bello cremoso, indubbiamente insomma grasso a livello di composizione. Che cosa ci hai portato? Beh, questo piatto è una delizia, poi io vado ghiottissima dei dolci, Marco, quindi ti ho portato un abbinamento in questo caso per concordanza di sensazioni, perché il dolce di solito va sempre abbinato con un vino dolce. Ok, quindi dolce chiama dolce. Esatto. Perfetto. Ti ho portato un passito delle colline pescaresi della cantina Tollo, annata 2015. Qui ci troviamo in Abruzzo. La cantina Tollo è la maggiore ambasciatrice del vino abruzzese, diciamo, nel mondo. Uh-huh. E pensa che questa zona vitivinicola è molto antica. Si sono ritrovati reperti antichi risalenti all'età preromana. Erano questi doli, a questi contenitori di terracotta che venivano utilizzati proprio per il trasporto e lo stoccaggio del vino, quindi ha assolutamente una storia antichissima ed è un territorio bellissimo. In questo caso si tratta di un moscato, viene sottoposto ad appassimento, quindi l'acqua evapora e si disidrata e gli zuccheri si concentrano. Questo colore dorato, beh, invita solo all'assaggio. Al naso sprigiona queste note di frutta passita, frutta disidratata. Mi vengono in mente quei banchetti nei mercati che vendono tutta questa frutta un po' particolare. Il sorso è teso con una buona acidità, è dolce allo stesso tempo, quindi secondo me si abbina bene e sgrassa un pochettino anche il mascarpone. Perfetto, ottimo direi. Noi adesso ci vediamo tra poco, ci ritroviamo per i saluti finali. Eccoci qua, alla conclusione della nostra puntata, con queste due bellissime idee per un pranzo a buffet, potrebbe anche essere, no? Potrebbe essere proprio un pranzo in piedi, un piccolo buffet, un brunch, qualsiasi cosa, basta certo. Che rifacciate queste ricette perché sono veramente ottime. Il nostro, diciamo così, il crumble con la mousse di robiola e ricotta, il salmone affumicato, l'aneto che diventa, direi, indispensabile assieme al salmone in questo caso. E mentre per il budino abbiamo utilizzato una base di mascarpone, il latte, ci sono naturalmente le uova e la parte caratterizzante è appunto il caffè. Che bontà, che bontà, che bontà. Allora riprovatele queste ricette. Se volete fateci sapere se vi sono riuscite, se avete bisogno anche di domande, perché molto spesso magari un passaggio si salta, c'è qualcosa che non va, ognuno c'ha il forno che si merita, poi d'altra parte, esatto. Perché ognuno c'ha l'elettrodomestico diverso. Quindi scriveteci a duechiacchiere@telepadova.tv. Grazie Marco Calzolari, grazie a tutti voi di averci seguito, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao.